Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta per la coltivazione per uso personale ed associativa della cannabis. Questa proposta è stata presa al 90% come il primo pilastro di un progetto di legge dell'intergruppo per la legalizzazione della cannabis nato quest'anno in Parlamento e sottoscritto da ben 87 deputati alla Camera che raggiungono e superano i 100 se consideriamo anche il Senato. Questo testo ovviamente sarà emendato in aula per farlo rientrare al più possibile verso il testo proposto dal Movimento 5 Stelle, ma lo riteniamo già un grosso risultato. Questo testo si basa su tre pilastri. Primo, coltivazione per uso personale di cannabis e coltivazione associativa, nonché limiti detenibili di cannabis. Il secondo, per quanto riguarda la commercializzazione della cannabis fatta tramite monopolio di Stato. E il terzo, che sostiene la cannabis ad uso terapeutico e la regolarizza su tutto il territorio nazionale. Siamo nel 2015. Il problema non è più capire se essere favorevoli o contrari alla legalizzazione della cannabis, ma piuttosto cercare di regolare un mercato che ormai è libero. Dopo tutti questi anni nessuno è riuscito a sconfiggerlo, quindi ormai è un mercato libero che va regolato. Stiamo parlando di un mercato di 60 miliardi di euro, si parla di un mercato che può arrivare a costare, a favorire le mafie per 60 miliardi di euro l'anno. Si parla di un mercato che con la semplice accisa, quindi senza calcolare tutta la nuova economia che potrebbe portare la legalizzazione o liberalizzazione della cannabis, che solo come accise potrà portare un gettito in entrata per lo Stato che varia da 3 miliardi di euro fino a 10 miliardi di euro l'anno, che potrebbero servire ad esempio per ridurre la pressione fiscale e per tantissime altre cose che ora Vittorio vi spiegherà. Ma inoltre, con la liberalizzazione, con la legalizzazione, in campo medico si potranno fare delle ricerche più complesse, più approfondite. Abbiamo saputo che ci sono dei nuovi farmaci prodotti con un principio attivo nuovo, da poco approfondito, che si chiama CBD, che permettono a delle bambine che avevano 27 attacchi epilettici giornalieri di subirne soltanto 2 al giorno. E queste bambine utilizzavano dei farmaci con degli effetti collaterali pericolosissimi che causavano, rischiavano di causare anche la morte. Quindi bisogna capire, bisogna regolare il mercato, non si può più fare una lotta tra chi è favorevole e tra chi è contrario. Anche la Direzione Nazionale Antimafia ha auspicato un cambio di passo sulla questione cannabis, perché con queste riforme si libererebbero risorse per forze dell'ordine e giudici che potrebbero occuparsi di reati ben più gravi. Ecco perché la questione cannabis è una questione di civiltà, è una questione di giustizia.